Allora, buongiorno, oggi andiamo a fare una seconda esercitazione col multimetro dedicata alle misure di resistenza. Faremo delle misure di resistenza sia in maniera diretta, ovvero utilizzando direttamente il multimetro come misuratore di resistenza, e poi andremo a fare una misura indiretta della resistenza applicando un metodo voltamperometrico. Quindi utilizzeremo due multimetri, ad uno faremo fare il volmetro, all'altro faremo fare l'amperometro. Ovviamente nel caso in cui dobbiamo fare una misura voltamperometrica ci servirà anche alimentare il circuito, mentre in una misura di tipo diretto l'alimentazione delle resistenze viene fornita direttamente dal generatore interno al multimetro. Questo per ricordarvi sempre che le misure di componenti passivi richiedono sempre che su questi componenti venga fatta passare una corrente, altrimenti non siamo in grado di effettuare una misura. L'oggetto delle nostre misure sono questi due resistori. Se fossimo bravi, se lo ricordassimo, potremmo anche sapere i valori nominali di questi resistori, che si basano su un codice di colori. Queste resistenzine hanno delle strisce, ognuna di queste ha ci fornisce un'informazione circa il valore della resistenza, il valore nominale della resistenza e l'incertezza con cui questa resistenza viene prodotta, nonché la potenza massima che può essere dissipata in questo resistore. Ma noi, diciamo, su questo non entriamo. Allora, facciamo una misura di queste resistenze. Utilizziamo il multimetro collegandoci tra i morsetti high e low. Poiché i componenti sono dei componenti con delle terminazioni fatte in questo modo, aggiungiamo delle banane per poterci collegare, ne scegliamo una e andiamo a fare una misura. Ovviamente nelle misure di resistenza realmente è assolutamente ininfluente il verso con cui andiamo a collegare i puntali, perché non c'è una resistenza positiva piuttosto che negativa. Ecco, vedete, ho collegato ai capi di questo resistore. Allora devo andare a dire al multimetro di fare misure di resistenza. Allora, questo primo resistore è un resistore come ci viene misurato dal multimetro, 1,113 ohm. E vedete, per quanto ci sforziamo di andare a variare il range, questa è la migliore risoluzione che riusciamo ad ottenere. È una di quelle resistenze che abbiamo detto essere resistenze di piccolo valore, ossia per le quali potrebbe essere utile effettuare una misura a 4 morsetti. Allora, io farei con voi, prima facciamo la misura a 2 morsetti, ovvero prendete questo valore e su questo valore calcolate l'incertezza di misura sulla base delle specifiche fornite dal costruttore. Vi ricordo, questo è il multimetro Agilent 34401A a 6,5 cm. Ma poi su queste resistenze abbiamo detto che possiamo fare delle misure a 4 morsetti, visto che questo dispositivo ci consente di fare misure a 4 morsetti. In che cosa consiste la misura a 4 morsetti? È abbastanza semplice, nel senso che vado ad utilizzare questi altri due morsetti che vengono indicati come ohm for wire sense, sempre rosso e nero. Potrei anche direttamente attaccarmi dietro questi puntali, ma diciamo è opportuno, ove possibile, avere un collegamento della voltmetrica e un collegamento dell'amperometrica possibilmente separati. Quindi mi vado a collegare, meglio ancora se con la voltmetrica vado all'interno dell'amperometrica, vedete, ho messo i morsetti voltmetrici all'interno dell'amperometrica, e gli dico che faccio una misura a 4 fili, shift ohm for wire. Anche qui non ho
una possibilità di variare la risoluzione. Però vedete, la misura adesso ci dà un'indicazione, una resistenza che è più piccola di quella misurata precedentemente, cosa che mi aspetto, come sempre quando uno strumento vi dà dei numeri, domandatevi se è quello che vi aspettate, almeno macroscopicamente. Nel senso che, siccome con questa misura siamo riusciti a epurare la misura delle resistenze di contatto e delle resistenze dei fili di collegamento, quindi quando andiamo a calcolare l'incertezza di misura ci appare che l'incertezza di misura nei due casi è tutto sommato comparabile, perché stiamo usando lo stesso fondo scala, la stessa risoluzione, quindi diciamo l'incertezza di misura appare identica. Però in un caso abbiamo effettuato una misura della resistenza comprensiva delle resistenze di contatto e delle resistenze di tratti di collegamento, in un altro caso viceversa facciamo una misura più corretta del valore del resistore sotto in misura 975 milliohm. A questo punto possiamo passare a misurare il secondo resistore che abbiamo su questa basetta, sempre in maniera diretta. Per adesso non utilizziamo i quattro fili e andiamo direttamente nella misura a due fili, a quel fondo scala ci dà ovviamente overload, andiamo ad aumentare il fondo scala, questa resistenza viceversa è dell'ordine dei mega ohm. In particolare, con una misura a due morsetti, il risultato della misura è 0,98078 mega ohm. Anche qui potete poi, con questo, con le specifiche del costruttore, effettuare la misura dell'incertezza da associare a questo valore che state leggendo. Come sempre nei multimetri, quando vedete le ultime cifre fluttuare, già questo vi dà un'indicazione molto macroscopica di dove andrà a cadere l'incertezza di misura, quali sono le cifre su cui poi potremmo contare, quali sicuramente non saranno particolarmente affidabili. A questo punto vi faccio vedere che se andassimo a effettuare una misura a quattro morsetti su questa resistenza, ad esempio andando a inserire i morsetti voltmetrici e andando a effettuare una misura a quattro fili, il risultato non cambia in nessun modo. Perché? Perché le resistenze di contatto, le resistenze di tratti di collegamento sono in questo caso assolutamente trascurabili. Non è che non esistono, come ci siamo sempre detti quando parliamo di un fenomeno parassita. Il fenomeno parassita è sempre presente, qualche volta interferisce nel risultato della mia misura, qualche volta è trascurabile, coperto da quello che è l'incertezza della mia misura. Questi valori, allora noi su queste resistenze effettueremo quindi varie misurazioni, in particolare per quella di piccolo valore avremo la misura a 2 morsetti, la misura a 4 morsetti e poi faremo la misura di tipo voltamperometrico. Alla fine, tra le valutazioni che vi invito a fare nei calcoli che poi farete a valle dopo aver sentito questa video lezione, è di andare a valutare la compatibilità fra le misure effettuate. Questo, quando fate misure con metodi diversi sullo stesso oggetto, è bene fare una verifica di compatibilità, perché questo vi dà una conferma che le misure abbiano tutte significato, siano tutte significative. Allora, per la misura voltamperometrica dobbiamo fare qualche ragionamento a monte, perché come vi dicevo abbiamo necessità di alimentare il circuito e quindi dobbiamo cercare. È evidente che quando faccio una misura di resistenza la mia misura è tanto più accurata quanto maggiore è la caduta di tensione che riesco a produrre. Quindi io dovrò cercare di far passare in queste correnti, in queste resistenze, la corrente più alta possibile. È più alta possibile compatibilmente con la potenza massima dissipabile all'interno del resistore. Quindi noi abbiamo un resistore di un ohm, un resistore di un mega ohm, un
una potenza massima dissipabile, questa è un'informazione che vi dovevo ovviamente dare, la trovate su questo foglio che poi ritrovate sul sito, la potenza massima dissipabile in entrambi i resistori è pari a 0,25 watt, e quindi da questi valori di potenza massima dissipabile, dal valore di potenza massima dissipabile, dovete andare in prima considerazione da fare e calcolare la corrente massima che può attraversare il resistore e la tensione massima, perché poi nell'alimentatore andate a impostare di fatto la tensione. Allora, la potenza massima come si calcola? La corrente massima come si calcola? Vi ricordate che P uguale R quadro, quindi la corrente massima è la radice quadrata della potenza massima diviso il valore del resistore. Allora, se andate a fare la radice quadrata, ad esempio, per il resistore di 1 ohm è la radice quadrata di 0,25 diviso 1, ovvero 0,5 ampere. Per il resistore da 1 megaohm è un 0,25 diviso 10 alla 6, sono 0,5 milliampere. Come ottengo la tensione massima con cui poter alimentare questi resistori? È molto semplicemente la tensione massima risulta pari al prodotto tra la resistenza per la corrente massima. Quindi abbiamo una tensione massima da poter applicare alla resistenza da 1 ohm che è pari a 0,5 volt. La tensione massima da applicare al resistore da 1 megaohm è 500 volt. Allora, due considerazioni su entrambe le scelte. Una resistenza da 1 ohm è più facile che noi la riusciamo a bruciare, nel senso che alla fine 0,5 volte un'alimentazione a noi magari non ci serve, se noi non avessimo un alimentatore stabilizzato potremmo pensare di alimentare il circuito con una Duracell. Dico, vabbè, ma quando mai una Duracell ha rotto un resistore? La Duracell ha la sua tensione a seconda di quella che compriamo di qualche volt, e il risultato è che noi riusciremo molto probabilmente a, se la pila è abbastanza carica, riusciremo a bruciare il resistore. Allora, 0,5 volt è un valore a cui stare attenti in termini, cioè che non conviene che nel dubbio ci metto qualche decimo in meno. In realtà poi nel circuito abbiamo altre resistenze, perché avremo la resistenza interna dell'amperometro, quindi un pochino di altre cadute ci sono, quindi in generale 0,5 volt è un valore massimo, ma da gestire comunque. I 500 volt, noi non alimenteremo questo circuito con 500 volt, ma non soltanto perché insomma, questo alimentatore, se non ricordo male, arriva fino a 32 volt, ma anche perché in generale usare tensioni al di sopra del centinaio di volt impone, comporta problemi di sicurezza. Ora, io magari avrei potuto avventurarmi a un'alimentazione con centinaia di volt, se avessi dovuto far fare queste esercitazioni a voi, sarebbe stato assolutamente inopportuno mettere in un banco un alimentatore con centinaia di volt di alimentazione. Quindi, fissate quali sono i valori massimi, noi dobbiamo, nelle due misure della resistenza da 1 ohm e della resistenza da 1 megaohm, scegliere quale tipo di inserzione utilizzare. Allora, vi ricordate che nella misura volta amperometrica l'obiettivo è di ridurre l'effetto dovuto al consumo della strumentazione. Allora, consumo della strumentazione che esiste sempre. Nell'inserzione col voltmetro a monte avremo la caduta di tensione sull'amperometro, nell'inserzione col voltmetro a valle avremo sempre la corrente assorbita dal voltmetro. Quindi fare una misura senza consumo è impossibile. Dobbiamo fare in modo che da usare l'inserzione che è caratterizzata dal minor effetto di perturbazione sul circuito di misura. Siamo in due situazioni molto semplici, due situazioni estreme, nel senso che quando abbiamo un ohm
è sicuramente una resistenza di piccolo valore, e per una resistenza di piccolo valore sicuramente mi conviene un'inserzione con il voltmetro a valle. Per la resistenza omega siamo sicuramente una resistenza di valore elevato e ci conviene sicuramente quella col voltmetro a monte. Nel caso avessimo dei valori intermedi, dovremmo andare a fare qualche conto un po' più dettagliato, ma diciamo in questa esercitazione vi abbiamo predisposto i valori, dei valori estremi. Dovremmo confrontare l'errore relativo di consumo. A secondo di quale è l'errore relativo di consumo più piccolo, quella è l'inserzione da preferire. Allora, fermo restando che ovviamente la basetta l'ho messa qui e non ricordo più quale delle due è quella da omega e quale delle due è quella da un ohm, rimisuriamola a volo a due morsetti. Questa qui vedete, due morsetti, dunque misura due morsetti, vedete, perché prima quando io avevo collegato i morsetti la misura non risultava fattibile. Se io dico di fare una misura a 4 morsetti e non gli fornisco i 4 morsetti, lui inietta corrente, ma la tensione non c'è. Quindi evidentemente le informazioni fornite qua è proprio puro rumore. Allora, iniziamo con la resistenza da omega ohm, per la quale inseriamo il voltmetro a monte dell'amperometro e per il quale dovremmo avere una alimentazione più alta possibile. Andiamo ad alimentare al massimo della tensione fornita dal nostro alimentatore. È già impostato al massimo della tensione. Vedete, dovremmo andare a posizionare un valore massimo di corrente 0,5 mA, ma di fatto no, questi sono 500 mA. Non sarà un valore che verrà affrontato, ma ce lo mettiamo comunque come a garanzia di comportamento. Allora, lui è pronto ad alimentare. Dobbiamo a questo punto chiamare in causa quest'altro misuratore. Vedete, abbiamo usato quest'altro, il 6 cifre e mezzo, per la misura diretta, perché ci consentiva anche la misura a 4 morsetti, cosa che non ci veniva consentita da questo strumento. Dobbiamo decidere a quale dei due strumenti far fare il voltmetro, far fare l'amperometro. In generale non c'è grossa differenza, magari vado a vedere le specifiche dello strumento. Usiamo questo come voltmetro, questo come amperometro. Scelgo, nel caso che uno dei due sia più bravo a fare misure di tensione e misure di corrente, posso decidere in maniera opportuna quale dei due utilizzare per le diverse misure. Quindi abbiamo detto che a questo strumento facciamo fare il misuratore di tensione in DC e a questo strumento faccio fare il misuratore di corrente in DC. Quando faccio un circuito è bene che abbia sempre sott'occhio lo schema, e il mio consiglio è che andiate sempre a fare prima cosa a percorrere il circuito che alimenta, che chiude l'alimentazione in corrente. Quindi uscite dal positivo del vostro alimentatore, dal positivo dell'alimentatore andate all'amperometro, dall'amperometro uscite e andate
alla resistenza. Dalla resistenza uscite e tornate sul sull'alimentatore. Dobbiamo a questo punto effettuare la misura di tensione, e la misura di tensione va fatta tra il punto comune tra il positivo e l'amperometro. Quindi che vuol dire? Vuol dire che io prendo un filo. Qual è il punto comune tra positivo dell'alimentazione e amperometro? Vedete, ho collegato il positivo dell'alimentazione con l'amperometro e mi attacco qua con il connettore. Vedete, questi connettori hanno la possibilità anche di inserirsi dietro un altro connettore, e poi vado al punto comune tra negativo e alimentatore. Di fatto, che state misurando con la tensione? Siete ai capi dell'alimentazione, quindi potete anche tranquillamente, scusatemi, abbiamo detto che questo è una misura di tensione. L'altro morsetto della tensione va al negativo dell'alimentazione. Punto comune fra negativo dell'alimentazione e resistore. Potrei attaccarmi qua, mi conviene sempre, qua sono le bananine, è sempre un collegamento un po' più volante, mi collego qui. Di fatto voi state misurando la tensione ai capi dell'alimentatore, quindi forse per pulizia di circuito attaccatevi proprio in parallelo all'alimentatore e la cosa è ancora più pulita. Un circuito pulito vi consente sempre di evitare diciamo problemi di sorta. Ok, dovrebbe andare a essere a posto. A questo punto possiamo alimentare il circuito. Come vedete, la tensione misurata risulta essere sostanzialmente, vedete, la corrente che passa è ben minore dei 0,5 mA. Quella sarebbe stata ottenuta con 500 volt di alimentazione. Allora, controlliamo con il range manuale che stiamo effettuando effettivamente la misura nella migliore risoluzione. 32 volt, abbiamo per forza 100 volt fondo scala, mentre invece per la corrente siamo anche qui alla migliore risoluzione possibile. Quindi state misurando 32,087 volt e .0325 mA. Vediamo ad occhio se ci troviamo il mega ohm che ci aspettiamo. RV diviso I, poi ovviamente dovrete fare tutte le valutazioni basate sulla resistenza interna dell'amperometro, però qui abbiamo che sono centesimi di milliampere, quindi sono 32,5 microampere. 32 volt diviso 32 microampere sono proprio è proprio la resistenza che mi aspetto di avere. Ok, dunque con questi valori vi potete calcolare l'incertezza di misura insieme ad un'altra informazione che è indispensabile, che adesso appunto che trovate su Google Classroom, ma ve l'anticipo, è che per questo dispositivo funzionante da amperometro, quando il fondoscala è 10 mA, che è il fondoscala a cui lo stiamo utilizzando, la resistenza amperometrica è di 20 ohm ed è
1%, l'incertezza con cui la conosco. 20 ohm collegati in serie a una resistenza da 1 mega ohm, capite bene che il consumo è comunque un consumo assolutamente, diciamo, non dico trascurabile, ma andrete a vedere che l'effetto nella nostra misura è abbastanza poco irrilevante, cioè poco rilevante. Ok. Vediamo adesso come andiamo a fare una misura voltamperometrica sulla resistenza da, di valore nominale 1 ohm. Allora, spegniamo l'alimentatore, portiamo, mettiamo i morsetti ai capi della resistenza, però capiamo adesso come andare a modificare il circuito. Conviene in questi casi smontare tutto per evitare di fare pasticci. Allora, abbiamo detto che il voltmetro lo mettiamo come ultimo dispositivo e andiamo a fare il circuito per quanto riguarda la, la parte amperometrica. Allora, anche in questo caso esco dal positivo e vado all'amperometro. Vedete, in questo caso, poiché è come se il voltmetro si spostasse da monte a valle, io il circuito amperometro avrei potuto pure non smontarlo, perché il collegamento è sempre alimentatore, amperometro, resistenza, alimentatore. Però è sempre buona norma non riusare, come riusare software, riusare circuiti, è sempre foriero di potenziali disguidi. Allora, esco dall'alimentatore, entro nell'amperometro, esco dall'amperometro, entro nella resistenza, esco dalla resistenza e rivado all'alimentatore. Allora, se prima noi ci collegavamo con il voltmetro in parallelo all'alimentazione, adesso ci andiamo a collegare col voltmetro in parallelo alla resistenza. Quindi possiamo andare a mettere i morsetti del voltmetro direttamente dietro questi. L'alimentazione, abbiamo detto, attenzione, deve essere la tensione massima, è questa volta 0,5 volt. La corrente massima 0,5 ampere. Ok, lui è posizionato a fare l'amperometro, lui è posizionato a fare il voltmetro. Possiamo sicuramente chiudere il circuito. Ovviamente lui adesso è andato in overload e quindi in questo modo misura correttamente. Vedete, questo strumento è molto comodo perché porta sul frontalino direttamente anche l'informazione del range che in quel momento state utilizzando. In questa situazione io arrivo fino a questo tipo di vedete, abbiamo 33 millivolt, 330-331 millivolt, 0,33 volt, e quindi abbiamo un fondo scala di 1 volt. I fondi scala, così come nel caso dell'oscilloscopio, i fattori di scala sono sempre fondamentali per poter poi andare a calcolare l'incertezza di misura, perché le specifiche sono strettamente connesse alle impostazioni dei diversi fondi scala. Quindi è tipico effettuare delle misure, prendere i dati, dimenticare alcuni settaggi degli strumenti e poi
ritrovarsi al momento di andare a fare i calcoli senza tutte le informazioni necessarie. In questo caso, ripeto, qui leggiamo già direttamente un ampere e qui leggiamo 0.33. In questo caso il consumo da tenere presente non sarà quello dell'amperometro, ma sarà quello del volmetro, e la resistenza offerta al volmetro è un valore nominale di 10 megohm e un'accuracy 0,5%. Come penso di avervi già accennato a lezione, non ci deve stupire che la resistenza interna del volmetrica sia di precisione migliore di quella amperometrica, che sono tutte dell'ordine dell'1%, perché sono due resistori che vivono vite completamente diverse. Uno è un resistore che praticamente non viene mai attraversato da corrente, che è il resistore volmetrico, quindi diciamo, possono essere inseriti lì dei resistori campioni di materiali opportuni. Il resistore di un amperometro è il resistore che caratterizza diciamo, il funzionamento del, insomma, quello che viene attraversato alla corrente che poi viene misurata, quindi ha una vicissitudine in termini di corrente sicuramente più gravosa, e quindi l'incertezza che il costruttore è in grado di assicurare è sicuramente meno buona di quella della misura sulla resistenza volmetrica. Anche in questo caso questo valore lo andate a calcolare, andate a fare la correzione connessa alla presenza del consumo volmetrico. È inutile dirvi che 10 megaohm in parallelo a un ohm non avranno particolare effetto, e verificate comunque la compatibilità di questa misura con le altre effettuate in precedenza. Una considerazione finale che volevo portare alla vostra attenzione era farvi vedere cosa succede se io per caso mi distraggo e inserisco il volmetro a monte quando dovrei inserirlo a valle, e a valle quando dovrei inserirlo a monte. Allora, abbiamo già la configurazione qui montata per la misura di resistenza di piccolo valore per la quale abbiamo inserito il volmetro a valle dell'amperometro. Allora io, senza disalimentare, mi collego col volmetro ai capi dell'alimentatore. In questo caso, vedete, la corrente sostanzialmente non varia. Quella che varia in maniera significativa è la tensione, perché in questo caso io sto misurando di fatto la caduta di tensione su RX e su RA. RA che sappiamo bene essere non... allora, un ampere fondo scala, andiamo a vedere in questo amperometro un ampere fondo scala che resistenza c'è. È una resistenza di 0,5 ohm. Una resistenza di 0,5 ohm, inserire una resistenza da 1 ohm, vuol dire che io ho modificato artatamente il circuito e gli ho inserito diciamo, ho una variazione del 50% della resistenza, e corrispondentemente ho una variazione della tensione assolutamente significativa. Potrei sicuramente andare a fare la misura andando a tener conto di questa resistenza e quindi effettuare poi la correzione, ma effettuare una misura di un oggetto che vale un ohm inserendo una correzione pari al 50% della stessa misura con un'incertezza dell'1% su questo valore, io rovino l'accuratezza di una misura che viceversa sarebbe molto più, diciamo, vedrete, farete in maniera molto più accurata. Anzi, magari può essere anche interessante se adesso andatevi a fare il calcolo di quanto vale il valore della R e il valore della sua incertezza in questo tipo di configurazione. Allora, i valori sono 0,48877
con un fondo scala sempre di 1 volt e 332,36 mA con fondo scala di 1 ampere. Andrete a vedere che sicuramente in questo caso il risultato che otterrete sarà caratterizzato da un'incertezza assolutamente non accettabile. Facciamo rapidamente anche l'altra misura sbagliata. Levo l'alimentatore per evitare di fare pasticci e mi metto con la tensione a fondo scala, perché in questo caso vi ricordo che usiamo la massima tensione erogabile possibile. Mettiamo i 5 mA di corrente massima, mi collego ai capi della resistenza di valore elevato. A questo punto questa era la configurazione corretta. Ovviamente qua vado in overflow e qui non leggo niente, quindi qui leggo 32,048 volt e qui i 326 mA che avevo verificato prima. Adesso andiamo a inserire il voltmetro a valle dell'amperometro. Ricordiamoci questi valori, ce lo ricordiamo perché sono 32 qualcosa e 300 e anche qua 0,032. E ci andiamo a mettere ai capi della resistenza. Questa volta la tensione non subisce variazioni, mentre la corrente, vedete, diventa 0,35, ovvero prima era 32, adesso diventa 35, perché sto misurando non solo la corrente che vi ricordo state in questa configurazione, misurate non solo la corrente che attraversa la RX, ma anche la corrente che interessa il voltmetro. Qui l'effetto è meno imponente di quello precedente, perché dovrebbe essere ancora maggiore, perché state mettendo la resistenza interna del voltmetro 10 megaohm, quindi è giusto che è meno rilevante perché avete una resistenza da 1 megaohm RX e 10 megaohm in parallelo, quindi è una perturbazione dell'ordine del 10%, mentre invece prima era del 50%. Anche qui fatevi due conti per darvi anche una sensazione quantitativa di queste considerazioni qualitative che vi sto facendo.